Questo è uno dei tanti video d'inchiesta che ho fatto negli anni, ok? Questo è uno dei tanti. Quando stavo scrivendo questo primo libro, che ancora non è uscito, ok? Questo è il libro più pericoloso, dove si parla di OGM in Italia, di quella che è la mafia dentro al sistema sanitario. Inizia invece la divulgazione con questo libro che i nostri pazienti riceveranno gratuitamente a casa, quindi vi stanno già chiamando, qualcuno è stato già chiamato ed è un libro questo che parla di diritto umano alla salute. Okay, questo è, non abbiamo fatto vedere i visi, ma era solo per raccontare una storia, okay, raccontare una storia di quello che viviamo all'estero. Ogni mese ci sono persone che vengono qua, ok, ogni mese io me le metto e me le filmo, che okay? Mi raccolgo tutte le chiacchierate, perché quello che faccio io è informazione, informare con le storie. Okay? Le storie significa di raccontare quello che è il conflitto di interessi della sanità, ok, quello di cui parlo in questo libro, ovvero che chi decide ciò di cui tu hai bisogno è la stessa persona che poi ti chiede i soldi. E quindi è strano questo. Ci sono, nello specifico, qua si parla di che cosa? Si parla di intermediari, intermediazione. E nella sanità l'intermediazione è una di quelle cose su cui bisogna fare attenzione, perché l'intermediazione è un conflitto di interesse in più a quello che già c'è a livello medico, ok? Quando mi chiedono perché il dentista costa troppo, oppure perché il medico costa troppo, perché c'è la filiera lunga, chiamiamola così. Qualche lezione fa parlavo di come dovrebbe essere invece la filiera corta, ok? Stato che paga il medico per fare al top il suo lavoro. Non deve essere il medico pagato dal malato, dovrebbe essere pagato dallo Stato e fare un servizio pubblico. Quello che poi ho fatto negli anni, per esempio questa clinica, è il risultato di una lunga ricerca. Una ricerca che è iniziata nel 2012, ce l'ho qua, lo potete vedere qua a monitor. Tutto quello che succede qua è il frutto della più ampia ricerca che sia mai stata fatta al mondo, non in Europa, al mondo. Per 2 anni giravo in solitario tutta l'Europa, andavo dalle cliniche che da 20 anni lavoravano con pazienti esteri, inglesi, francesi, tedeschi, ditemi una città, io ci sono stato, Romania, Ungheria, Croazia, Bulgaria, Montenegro, Serbia, Russia, sono stato dappertutto, sono stato. Durante quegli anni io raccoglievo che cosa? Quelli che erano i problemi del curarsi in distanza e le soluzioni, almeno 3 soluzioni per ogni problema. Ovvero come? Andavo direttamente da loro che avevano risolto i problemi e chiedevo esattamente come l'avevano risolto. In parallelo, mi raccontavano quelli che erano i drammi, i problemi invece, le cose da non fare. Quello che poi è risultato è stato questo libro che non è ancora stato pubblicato, ma che in realtà è già stato pubblicato sul web, dove dentro ci sono il riassunto, diciamo, di quei 2 anni e mezzo di ricerca che feci. Fu una ricerca autofinanziata, si chiama in bootstrapping, quando tu praticamente lavori e ti paghi lo studio che stai facendo, indipendente. E qua dentro ci sono tutte le cose da fare, da non fare. Era stato veramente un lavoro che ancora deve essere pubblicato questo e che verrà pubblicato dopo questo primo libro. In sequenza logica questi sono degli argomenti che devono venire dopo, perché qua si parla già di come, qua invece si sdogana il fatto che forse è meglio se guarda altrove. Però poi dopo ti fai la domanda, ok, ma ora c'è un problema, c'è una giungla davanti. E allora qui ti spiego come, a cosa bisogna fare attenzione. E da adesso inizia tutta la divulgazione, di quelle che sono le cose a cui bisogna fare attenzione. Ok, l'intermediazione è la principale a cui bisogna fare attenzione. L'intermediazione si rischia di andare in una clinica sbagliata, con un chirurgo sbagliato per il proprio caso. Da poco sul gruppo, lo dico per il gruppo, c'è stato un paziente che abbiamo buttato fuori,
Molti di voi lo conoscevano, questo paziente l'abbiamo buttato fuori perché è venuto a chiederci, proporre intermediazione. Noi gli abbiamo detto chiaramente, gli ho spiegato perché no, gli ho detto prima no e poi gli ho spiegato anche per un'ora perché non è da fare l'intermediazione, perché è pericolosa ed è quello che vi spiegherò oggi in questa lezione. E allora cosa faceva? Andava sul gruppo e parlava male di noi, oppure qua in clinica stava parlando male di noi. Io già sapevo che sarebbe andata a finire così perché la Rident me l'aveva già spiegato, che loro erano ostaggio degli intermediari. O fai come ti dico io, oppure vado e ti faccio terra bruciata. E si è sentito in questo video il ricatto. Ha detto lo puoi fare una volta, lo puoi fare due volte, poi non te li mando più. Le cliniche che sono nate in Croazia anni fa con l'intermediazione, e l'intermediazione sono i trasportatori dei bus che portano, loro com'è che guadagnano? Loro hanno i bus vuoti, ti trasporto i pazienti da Milano, Verona, Padova, te li porto a Zagabria per esempio, so nome e cognome dei pazienti perché quando salgono sul bus il viaggio è gratuito. Il viaggio è gratuito per quelle persone che mi danno nome, cognome, eccetera. Poi quelli, se iniziano a curarsi, loro prendono la percentuale. Ok, funziona così. La Croazia, questo è stato il motore di crescita del turismo medico. Gli intermediari primi della Croazia sono i trasporto bus, che poi lì la domanda come li prendono i soldi, li fatturano, non li fatturano, li lasciano all'estero. C'è molta anche evasione fiscale in quel settore, quindi se vuoi, io so anche come puoi eliminarlo il turismo medico, basta che elimini gli intermediari e rimangono solo cosa? I centri iperspecializzati che vengono automaticamente trovati dal paziente. Se